questa proposta trucco per cocktail va benissimo solo per questa tipologia di abbigliamento che l'abbiamo scelto per oggi, o possiamo utilizzarlo anche per magari altri colori se lo vogliamo? Questa tipologia di trucco diciamo che va bene anche se vestiti in maniera più neutra, quindi non per forza con dei colori sgargianti, accesi, ma possiamo usare diciamo il trucco occhi appunto come punto di colore, giocare un po' con i colori se noi abbiamo anche un abbigliamento abbastanza neutro e semplice, Quindi un tocco di colore ecco. serve Sì, sempre, serve no? sempre Giusto per per dare il illuminare, buon umore. esatto, per illuminare lo sguardo. Potrebbe essere utilizzato anche da solo a casa, senza aiuto, questa tipologia di trucco. Sì, cerchiamo di fare un trucco abbastanza semplice, diciamo senza particolari tecniche molto difficili, così da poterlo replicare anche a casa semplicemente. Qualche marchio o qualche consiglio per le nostre telespettatrici, qualcosa in particolare? Come scegli un prodotto giusto per te in materia di make-up? Sì, allora, secondo me è tantissimo. Importa diciamo il brand, quindi innanzitutto guardo il marchio io. Se io preferisco di più marchi diciamo italiani che magari costano anche un pochino di più, però so che la qualità è valida, ecco, Quindi la questo qualità è molto importante, no? per me Perché è una questione di pelle dermatologica che sì. si deve curare molto bene, si deve testare prima, no? La pelle, mi stavi raccontando, giusto per capire qual è il fondotinta giusto, piuttosto la tera, per Certamente. non crearti altre difficoltà. Quindi non è solo una questione di bellezza, dobbiamo essere belle anche dentro, Sì. per essere belle anche fuori, no? Quindi con l'attitudine giusta trasmettiamo il messaggio giusto. Esattamente. Oro non poteva mancare, no? Esatto. Da un bel po' di tempo l'oro si propone anche nell'abbigliamento, anche negli accessori, l'abbiamo visto, ecco, anche nel trucco non può mancare, Esattamente. specialmente alla sera. Da subito quel punto luce che rende un trucco subito glamour elegante. Ecco. Vado ad applicarlo, guarda che gli occhi, grazie. Vado ad applicarlo appunto sulla palpebra mobile. Per esempio adesso sto usando questa qui che è una palette di Nabla nuova, si chiama Secret Palette e ha dei colori veramente fantastici. A me piace un sacco e ho fatto un bel po' di trucchi con questa palette. Io ancora non mi sono vista, care telespettatrici. Quindi mi
fido del buon gusto della nostra esperta di beauty per oggi, Alessia, in nome d'arte Sophie Moreau. Mi piace tanto, devo dire la Sì. verità, è un nome con carattere. Sì, non è il solito nome, diciamo. Hai scelto una bella e brava icona di moda che è sempre stata la nostra Marilyn Monroe, Sì, a me piace una musa in molto. assoluto. Veramente. Quindi un Lei. trucco con carattere Sì. oggi, da cinema, Ci visto sta. che siamo ancora no, sul tappeto rosso del Sull'attore. Carnevale di Venezia, no? Ecco. Cinema in questi giorni, Proprio quindi recentissimo. trattiamo. Ma mettiamola così, è una proposta per un trucco da red carpet al Wow, cinema di perché no? Venezia. Sì. Perché no? Ok, leggermente qua, scorrere attorno qui, un punto marrone, visto che è proprio quello della tendenza. Usare un punto luce adesso, vediamo un po' cosa potremmo usare. Usiamo questo come punto luce, che mi piace un sacco. Quindi il punto luce si mette agli angoli dell'occhio Si mette praticamente. proprio all'angolo interno, ecco, per dare subito luminosità. Ma non ha importanza la forma dell'occhio, si mette lo stesso nelle Sì, sì. stesse angolazioni. Sì, questo diciamo che va sempre bene perché è sempre utile avere uno sguardo un pochino più aperto, quindi qualsiasi sia la forma dell'occhio va bene. Ok, ti metto la matita, se puoi guardare sopra. A usare una matita appunto sempre sui toni del borgogna. Poi completo sotto la mascara e basta. Allora, sotto direi di mettere. Io metterei questo che si intona con il rossetto. Cosa dici? Benissimo. Se ti fa piacere. È un duro lavoro per la modella, no? Non è Non facile da è, è stare più facile, è più ferma. difficile il lavoro della modella, perché comunque lavorare sugli occhi è molto difficile, cioè nel senso per qualcuno che appunto si fa truccare non è semplice perché potrebbero bruciare gli occhi o cose del genere, ecco. Infatti io quando trucco sempre gli occhi cerco di stare molto attenta perché è molto facile che magari la persona che ho davanti mi venga da piangere.
un pochino. Quasi finito, adesso manca solo il mascara. Ok, vado a mettere il mascara e uso questo qua che è un nuovo mascara di una marca che non avevo mai provato prima, ma mi piace, Natura Verde. È un mascara prodotto vegano. Biologico, sì. Biologico. Sì, per gli occhi. Sembra che la nuova tendenza di questo momento, ma esatto. Non solo per fare tendenza, ma dobbiamo avere un occhio di riguardo anche verso la natura, anche noi che ci occupiamo di bellezza, moda, eccetera. Anzi, noi siamo i primi che dobbiamo fare qualcosa sì. Al riguardo. È vero. Guarda giù. Ok, adesso faccio le ciglia inferiori e abbiamo finito. Diciamo che è più elaborato, no? Un make-up del genere sì. Per un'occasione del genere. Sì, esatto. Diciamo va bene anche usare un po' di più per un cocktail rispetto a ciò che facciamo tutti i giorni, magari come trucco. Ma una proposta così veloce, siamo di corsa, in ritardo sì. Per lavoro, non necessariamente per ufficio, per qualsiasi tipo di lavoro, perché la donna adesso deve essere sempre preparata in qualsiasi occasione. Lo dobbiamo ammettere che magari ci facciamo il trucco anche in macchina, eh? Sì, lo possiamo sì, anch'io dire. Lo faccio. Un rossetto, un mascara e siamo pronte. Sì, esatto. Allora, in questo caso abbiamo due strade, diciamo. La prima strada è quella di puntare sulle labbra, quindi di mettere appunto un rossetto che è abbastanza colorato, che abbia cioè, un colore abbastanza deciso che vada a dare tutta l'attenzione lì appunto e poi mettiamo mascara e basta. Oppure al contrario giocare un po' con il trucco occhi, quindi giocare magari se siamo di fretta con un ombretto cremoso che si può mettere subito con le dita oppure una riga di eyeliner e tenere le labbra più nude. Che in 2 minuti precisi sì, siamo sì. Pronte, quindi non c'è nessuna scusa care telespettatrici no. Di non avere almeno una base per uscire fuori di casa, assolutamente, se no una caduta di stile, lo sapete. Noi abbiamo finito sì, il trucco, finito. Quindi io posso vedere certo. La tua vediamo capodopera. Il risultato finale. Meraviglioso, mi piace tanto. Grazie mille Alessia. Figurati. E grazie mille a voi, care telespettatrici. Per voi è stato Irina Firdea e Alessia, nome d'arte Sophie Moreau, lezioni di stile a lezione di make-up oggi con le nuove tendenze della nuova stagione. Alla prossima puntata, ciao!